Ciao a tutti ragazzi e bentornati per un'altra puntata sul canale iCaterpie. Ho deciso di inaugurare la nuova grafica dei video del canale con una rivisitazione del mazzo Zoroark Lucario qualcosa che sta facendo davvero davvero bene in questo momento. Per cui sigla e poi Zoroark. Eccoci qui, nuova grafica, tutta rinnovata, spero davvero che vi piaccia, a me piace davvero davvero tanto. E il colore e le carte cambieranno video per video, per cui penso che abbiamo tirato fuori davvero una gran figata. Parliamo un po' del mazzo, i protagonisti sono ancora una volta Zoroark e Company. Lo Zoroark oramai è un habitué dei mazzi forti, per cui mi aspetto sappiate già un po' tutti come funziona. Pesca tantissimo, mena ed è anche abbastanza grosso, per cui l'unico problema è sostanzialmente la debolezza lotta o quei Pokémon che lo mettono KO in un colpo, però per fortuna abbiamo tutta una serie di Pokémon a dargli supporto. Primo tra tutti un Pokémon che ha giocato Stefan Ivanov nell'internazionale di Oceania, che ha fatto decisamente molto scalpore, che è il Lucario GX. Lucario GX con Aura Strike, se questo Pokémon è evoluto da Golu questo turno, questo attacco fa 90 danni in più con energia. Per cui di fatto questo Pokémon serve anche serve per one shottare, quindi mettere KO in un colpo il Pikachu e Zekrom GX Tag Team dell'avversario, che è un Pokémon che ci darebbe altrimenti tanti 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 problemi. Ha anche un il Synchron Kick, lo lasciamo perdere, non ci capiterà praticamente mai di farlo, però ha un GX interessante perché questo attacco permette di fare 30 danni per il numero di segni di danno su di lui, e non è male raga, non è male affatto. Ho deciso di affiancare a questi due Ninetales GX perché intanto volevo dare maggiore consistenza. Più che altro tutti giocano il Lycanroc, che a me personalmente piace fino a un certo punto. È vero, ha un GX incredibile, permette di fare le botte quelle grosse. È anche vero però che Zoroark ha un GX altrettanto interessante, ma soprattutto visto che Lycanroc non aiuta praticamente in nessun modo contro Blacephalon, ho preferito inserire il Ninetales con un paio di carte in supporto di Ninetales per provare a migliorare il matchup contro Blacephalon e in generale quegli altri che il Lycanroc invece non andava a sistemare. Il Lycanroc è e rimane una carta fortissima, però forse con questa versione andiamo a sistemare un po' meglio i matchup. Il Ninetales aiuta a dare maggior consistenza al mazzo, non che uno Zoroark ne abbia granché bisogno ovviamente, però è comunque un grande aiuto per il semplice fatto che quando evolve cerca nel mazzo due item che vuole. L'attacco è 70 davanti e 30 dietro, il GX fa bellamente saltare in aria una ultra bestia avversaria. 1-1 Mach, in questo meta non può assolutamente mancare, ci sono davvero tanti troppi girasci per cui mettere Mach è un must. Un ditto in un mazzo praticamente fatto da soli fase 1 è una gran figata. E il doppio Lele per aumentare quanto più possibile la consistenza. Giochiamo addirittura 20 Pokémon. 20 Pokémon significa che i communication qua dentro ci stanno da dio. 4 pair di communication le aggiungiamo al 4 pair di Nespole e 4 pair di Ultra Ball. Queste 12 carte per cercare Pokémon sono il nostro motore di cercaggio Pokémon, aggiunto al potere dello Zoroark, al potere del Ninetales. Insomma, dovrebbe essere uno di quei mazzi che dà davvero tanta 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 consistenza al tutto. Il nostro inizio migliore ovviamente è cercare di mettere quanti più Pokémon base possibili e fa una bella lievita 8 che non fa mai schifo. Le cose che ho voluto cambiare rispetto alle versioni più classiche sono il 2 pair di tutte le più classiche supporter del tipo, quindi doppio Acerola, doppio Guzma, doppio Judge. Gioco due Palpad invece che uno, addirittura mi piacerebbe aggiungere il terzo Palpad. Penso che queste siano le cose che fanno la differenza qua dentro. La possibilità di continuare una catena di Acerola barra Judge o avere quanti più Guzman possibili penso che facciano davvero la differenza qua dentro. Per cui mi riservo tutti i vari test eccetera, quindi anche lì vedetela voi come input, come possibile miglioramento. Questo grande punto di domanda sul Field Blower, nel senso, giocare il Field Blower è una gran figata, quello è vero, ma serve davvero a cambiare alcuni matchup? Se la domanda è, se la risposta è no, allora togliete il Field Blower e aggiungete il terzo Palpad. Insomma, il primo spazio che trovate per un Palpad mettetelo dentro perché secondo me
è una di quelle carte che può fare la differenza. Troppo, forse, ma non è detto che il troppo sia necessariamente qualcosa di sbagliato qua dentro. Uno per di Rescue Stretcher, uno per di Choice, uno per di Mallow o Ibis, penso. Cerca nel tuo mazzo due carte che vuoi e le metti in cima al tuo mazzo. Questo significa che con Zorak di fatto stai facendo una PC Search da 2. Ho deciso di, dato che le energie adesso le vedrete sono tutte speciali, non voglio più giocare alla Viridian Forest, ho deciso di mettere dentro una Stadio Fata, come la chiamo io, visto che Wondrous Labyrinth Prisma è troppo lungo. Gli attacchi dei Pokémon non Fata costano uno in più. È una carta che può essere interessante se giocata al momento giusto, soprattutto nel momento in cui magari noi stiamo attaccando con Ninetales, ok? Questa insieme a un'altra carta che c'è qua dentro, che è il Fairy Charm UB, sono le due cose che penso possano rendere interessante questo mazzo. Questa carta la possiamo assegnare un po' con Fata, la assegniamo ovviamente al Ninetales, e premiamo tutto il danno fatto a questo Pokémon dalle ultra bestie dell'avversario. Per cui non mi aspetto che Blacephalon giochi Field Blower, così come neanche le liste di Malamar ho visto giocare parecchi Field Blower. Ninetales davanti, doppia energia, Fairy Charm. E andiamo ad attaccare forti del fatto che l'avversario non ci farà tanto fastidio, contando che i modi che ha di farci KO sono da una parte Blacephalon e dall'altra l'Ultra Necrozma, entrambi ultra bestie, per cui preveniamo. Una per di Choice Band, uno per di Counter Gain, dopodiché le energie sono 4 doppie, 4 unit e una Rainbow. La Rainbow in combo con l'acerola ci permette di fare sparire Pokémon che altrimenti non sparirebbero, tipo il Lucario dopo che l'abbiamo evoluto, tipo il Mach, insomma, tutta una serie di carte. Il mazzo soffre terribilmente da control, ci sono assolutamente altri mazzi che stanno bene contro control, questo non è uno di quelli, ma a parte quello penso che in generale se la giochi discretamente con il resto del meta. Quindi andiamo a vedere adesso come funziona con qualche bella partita. Dunque, andiamo a vedere adesso come funziona con qualche partita e andiamo a dire un paio di cose a favore dello Zoroark, un paio di cose sul perché fa così bene i tornei e perché dovrebbe essere ampiamente giocato. Dunque, Zoroark è uno di quei mazzi che, al contrario di tanti altri, hanno dalla propria la consistenza. Che cos'è la consistenza? La consistenza è quel fattore che rende il mazzo meno incline ad avere delle mani imbarazzanti come quella che ho io in questo momento, tanto per dirne una. La consistenza è quella cosa che dice spesso e volentieri questo mazzo funziona, non si impianta, non ha. Al contrario di Control, per esempio, che una volta su due siamo nello Steven, tiro giù le Madonne, qua invece il discorso è molto più semplice. A me basta avere gli Zoroark per sentirmi più tranquillo. Poi il matchup contro Nuzlmarch è sempre un po' così, indipendentemente da cosa si gioca, però. Dunque, Nesbol, vado a prendere uno Zorua. Ne ho due nei premi. Molto poco carino. Doppia e Communication. Vado a prendere un Lele con cui prendo una Lily, con cui inizio già pian piano a settarmi. Sì. Che una Lily da 8 non fa mai male. Allora, buono per lo Zorua. Allora, questo ditto mi aspetto che faccia purtroppo una brutta fine. Posso darmi fastidio io col Grimer? Sì, perché no? Proviamo a dargli quanto più fastidio possibile. Allora, io dalla mia dovrei avere i Judge che possono dargli fastidio. Se non riesce a fare i KO, anche gli Acerola possono andare bene. Per cui sostanzialmente aspettiamo e stiamo a vedere quanto velocemente il mio avversario riuscirà a settarsi e fare male.
Ecco, un Lost Blender con due Emolga al secondo turno decisamente aiuta. 2, 3, 4, 5, sono già 100 danni. 120. Grazie al Tramic, c'è da dire che non ha ancora. Sì, ha giocato il professor Elm all'inizio. Timer Ball. Una testa, quindi arriva un altro skip. Non sono altri 40 danni. Quindi 160 al T2. Onesto, onesto. Vediamo se ha anche la supporter. Ha anche la supporter. E preferisce tuttavia fare Tetelaiza per pescare piuttosto che scambiare. Ci sta. Metti in panchina un Hoppip. E abbiamo già 2, 4, 6, 8. Sono 160 danni. Wow. 2. Evolvo Ninetales e cerco due carte. Vediamo cosa può essermi utile. Quella sicuramente no. Questa nemmeno. Vediamo, prendo una e due. Perché ho preso queste due? Il Fairy Charm lo voglio scartare. Quindi una carta almeno so sul sicuro cosa andare a scartare. Ho trovato un Pokémon. Pokémon Communication, faccio sparire Riolu per prendere Mach. Quindi impediamogli di continuare a usare Emolga, se non altro. Guzma, vado subito a prendergli il Jumpluff. Metto giù un altro Vulpix, visto che tanto Zorua non ne ho. Arrivato Spitting. Prendo il primo KO, prendo il primo KO, non è male prendere il primo KO contro questo mazzo. Mio avversario però ha già 160 danni, vuol dire che è straordinariamente vicino a poterne prendere altri. Timer Ball. La doppia croce sicuramente aiuta. Ok, Professor Elm, quindi si assicura altri 40 danni con lo Skiploom. Anche il Ninkada, wow. Sarà una partita complicata, complicata. Allora, vabbè, il Likarok non mi avrebbe aiutato in nessun modo in questa situazione. Il discorso però è che non si vedono tanti Losmash, Nuzlocke in giro per il semplice fatto che ha dei matchup terribili contro tanti mazzi in meta, primo tra tutti un autoloss contro Ultra Necrozma. Adesso lui dovrebbe riuscire a farmi 200 danni. Sono 3, 6, 8, 10. Quindi preferisce non esporsi col Jumpluff. Io qualora trovassi un altro Guzma, ovviamente è qualcosa che invece voglio andare a prendere. Quindi vediamo. Trade. Scarto la Choice Band che tanto non mi serve. Vediamo. Acerola mi può servire. Communication non particolarmente. Potrei andare a prendere un altro Necrozma. No, facciamo così, guarda. Uno e due. Lili, tanto il Guzma non lo prendo. Ok.
Communication. Rimetto il mazzo 1, prendo un altro Zoroark. Trade, scarto uno. Ottimo il Field Blower. E ci servirà nel caso in cui lui voglia lasciare lo Shedinja assegnato al Jumpluff per prendere un premio in meno. Questa è un'altra di quelle cose che può cambiare in qualche modo il matchup. Se il mio avversario non gioca a stadio, questa può essere devastante per lui. Vediamo se ha modo di far sparire un altro Pokémon. Tatalizza. Non so perché giocare Tatalizza in un mazzo con così tante certi a zero alla fine. Vabbè, contento lui. Trambic, ecco la carta del 220. Vabbè, mi toglie anche una Lily. Vediamo, Netball, prendo un'altra energia. Lost Match. Ok. Dunque. Esco di Zoroark. Evolvo in Ninetales se vado a prendere sicuramente una Netball e un Counter Gain. Nestball, così posso prendere uno Zorua. Trade. Su, un Acerola, visto che lui mi ha un one shot, per cui non penso avrò un grande bisogno degli Acerola. Posso segnare il counter gain dopo. Va bene. Vediamo cosa succede. Io ero alla ricerca di un judge, solo che ahimè non ne ho ancora trovati. L'energia la segna al Natu. Centoventi per il KO. Vediamo se riesco a trovare il Judge con lo Zoroark. Trade, scarto una, pesco due. Ahimè, no. Peccato, mancano 16 carte nel mazzo e non ho trovato il Judge. Adesso la vedo brutta. Sono 70 davanti, 30 dietro. Però a lui basta una DCE per fare il KO. Peccato. Lui ha avuto una partenza assolutamente devastante. Shedinja può essere assegnato a un Pokémon per fare in modo che prenda un premio in meno nel momento in cui viene messo KO. Pokémon Communication. Trambic.
spero che non stia facendo tutto questo per poi farmi vedere che ha la doppia. Wow, boh, cioè fino adesso ho visto soltanto. Cioè, doveva giocare un numero davvero esimio di. Esiguo di DCE. Per non vederne neanche una in tutta la partita. Si vede che. Non so, forse è una versione che gioca a 2 DCE. Bene, perso. Peccato, il mio avversario ha fatto una partenza a bomba, noi invece no. Più che altro avrei davvero voluto il judge, che non è saltato fuori, manco a pagarlo. Peccato, peccato, vabbè, non importa. Buona la prima. Lost Match non è uno di quei mazzi di cui mi preoccupo particolarmente. Nei tornei non se ne vedono praticamente più. Proprio per il fatto che ha dei matchup molto, molto, molto brutti contro i mazzi al contrario che stanno facendo bene in questo momento nel meta. Vediamo un po'. Non iniziamo noi, peccato, però la partenza è buona. Non metto giuditto per il semplice fatto che voglio scambiarlo con un Lele per fare una lead da 8, possibilmente. Inizia il mio avversario che gioca. Oh, che bello, un Raikou. Vediamo, Nestball per Oranguru. A me personalmente questo Raikou piace tanto, alla fine fa 120 danni. E li fa fin da subito, per cui. Oh. Lost Blend, un energy switch. Energia Raikou, e al T2 è già pronto per fare 120. Tra l'altro ha 120 di vita, almeno quello, per cui lo Zoroark potrà rendersi utile in questa partita. Vediamo un po'. Communication. Faccio sparire uno. Prendo Lili. Vediamo un po'. Prendo uno Zorua in modo da pescare una carta in più con Lili. Abbiamo tutti i Lili, un Judge è nei premi. Lili da 8. Buono il Grimer. Male tutto il resto, direi. Allora, beh, non faccio niente. Probabilmente mi servirà un altro Lele al turno dopo. Facciamo che faccio Ultra Ball. Non ho un altro Lele. Prendo uno Zorak. Ma peccato, peccato. L'altro Lele Prized l'avrei davvero voluto. Avrei davvero preferito averlo nel mazzo. Vediamo, Nestball. Andare a prendere un altro Raikou, verosimilmente. Sì.
Erika Hospitality. Che cosa carina. Pesca tante carte quanti sono i Pokémon in gioco del tuo avversario, a patto che tu abbia meno di 4 carte in mano. Dunque, turno mio. Quella stadio è davvero antipatica. Vediamo, trade. Scarto una Ultra Ball, pesco due. Ah, non ho il KO, per cui aspetto. Spero con il Mach di dare quantomeno un po' di fastidio al mio avversario, che comunque è pronto per tirarmi mazzata da 150. Questa è una di quelle partite in cui speravo di settarmi decisamente meglio in modo da avere una più corposa catena di Zoroark da tirare fuori. Dunque, scegli di farmi fuori come prima cosa il Mach. Ci sta, ci sta. Nestball, vado a prendere un ditto. Trade per Guzma. Sono alla ricerca di decisamente altro al momento. Se non altro lui, a meno che non usa un po' di Electro Power, non dovrebbe mettermi KO in un colpo. Posso copiare qualcosa che non penso in realtà serva. 2, 4, 6, 8, 10. Ma non mi serve scartargli adesso la stadio. Per cui limitiamoci a fare dei magrissimi danni. Un Electro Power, sono 180. Wow. Wow. Che devo fare? Me le sta suonando per bene. Dunque, ha usato un doppio Electro Power per farmi il KO. C'è da dire che lui non sta neanche facendo niente, nel senso che non sta assegnando energie, non... Semplicemente si vede che in mano aveva probabilmente tre Electro Power, un'altra stadio, poca roba, il mazzo non sta girando granché, più che altro è che siamo noi che siamo completamente impiantati. Adesso vediamo se con questi Zoroark si riesce a fare qualcosa di più. Lost Blender. Fa fuori altre due carte. Prevede una stadio. No. Meno male che il cocco se n'è andato. Quello è una di quelle cose che avrebbe potuto farci malissimo.
Vediamo un po' lì, vediamo se riusciamo a pescare, non so, un judge, un qualcosa. Lui sicuramente prende questo cappò e poi ne ha un altro quasi gratis dietro. Dunque, uno e due. Primo trade sul Ninetales. Nulla. Secondo trade sul Ninetales. Nulla. 2, 4, 6, 8, meno 3, 5. Almeno abbiamo il KO, il primo KO. Caspita, mettere KO a questo Raikou è stato decisamente più complicato di quanto pensassi. Adesso voglio Acerola. Voglio decisamente le Acerola. Perché? Perché a meno che il mio avversario non tira fuori altri due Electro Power in un colpo per farmi il KO, sarà complicato in teoria per lui riuscire a mettermelo KO. E una Acerola invece potrebbe essere la carta che mi permetterebbe di riprendermi un attimo da questa intricata e antipatica situazione. Dunque, promuove attivo il Raikou con l'energia. Dunque, gli serve, lui ha bisogno ovviamente anche della Choice. Cioè, che ha appena fatto una Lily da 6, per cui forse qualcosina in più l'ha pescata. Dunque, Ultra Ball. Scarta una Stadio. Coco. Questo Coco è una gran figata. Pum! Magicamente ha pronti altri due Raikou per fare male. Uno e due. Volkner, vediamo. Vediamo se prende la Choice o un Electro Power. Prende la Choice, quindi sono ancora di più alla ricerca dell'Acerola. L'abbiamo visto all'inizio, l'abbiamo tutte e due nel mazzo, per cui. Vediamo se assegna l'Acerola davanti, dietro. L'assegna dietro. Vabbè, per noi è perfetto. 120 danni. Dunque, una doppia. Communication, faccio sparire un. Tutte e due le Acerola ci sono. Trade. Scarto Ultra, colpesco 2. Ok. Dunque, almeno una Acerola è arrivata. Ora mi serve un altro Pokémon base. Qui ho solo l'imbarazzo della scelta su cosa prendere. Questo Freeblow mi serve. Ah, del resto mi serve tutto. Diciamo che un Palpad forse può servirmi meno degli altri. Ok. Mischio tre Pokémon nel mazzo.
Mi può servire il Mac? Non so, forse in questa situazione meno degli altri. Rimetto nel mazzo queste tre. Communication. Vado a prendere un altro Zoro. Field Blower. Scarto 1 e 2. Riotus beating per il capo. Lele, dannato Lele, dov'eri quando avevo bisogno di te? Allora, ottimo, questo Field Blower è stato perfetto, non ho idea di quante stadio giochi, però ci dovrebbe dare una mano. Lui se non altro si ritrova con già due Choice Band e due Electro Power andati, cioè a dire che abbiamo, lui ha sempre questo Lele a portata di KO. Però finora non sembrava particolarmente propenso ad avere granché. Chissà che magari riusciamo a fare un ribaltone partendo da una situazione molto 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 brutta, almeno iniziale. Quindi? No, ok. Ma davanti a Absol, quindi o non ha l'energia o ha già in mano tutto quello che gli serve per fare un KO dietro. Ciao anche a te. Io ho scartato due Guzma all'inizio, quindi questo Palpad può essere fondamentale più che mai. LOL. Allora, definiamo un attimino la partita che abbiamo appena giocato. Il mio avversario era partito bene, io al contrario no. All'inizio del video vi ho parlato di consistenza. La consistenza è quello che rende un mazzo in grado di avere sempre quello che gli serve durante la partita. Lui, adesso il mio avversario, per riuscire a fare qualcosa avrebbe. Cioè, lui poteva continuare a fare attacchi, poteva continuare a fare 120-120 davanti, ma io avevo ancora una Acerona nel mazzo più un Palpad, per cui avrei giocato altre tre Acerone in questa partita. Per cui l'unico modo che aveva il mio avversario per fare effettivamente qualcosa era tirare fuori. Tirare fuori una sequela di Guzma dietro, o due Guzma dietro per fare i KO, o Guzma più Electro Power e Choice per mettere KO in un colpo il Lele. Dunque, Celebi Venusaur. Celebi Venusaur è un mazzo che io personalmente adoro, adoro davvero. L'ultimo video l'ho fatto appunto. Il penultimo video l'ho fatto appunto su lui. E devo dire che è qualcosa che adoro assolutamente. Penso che in questo meta abbia dei matchup complicati. Zoroark non è sicuramente uno di quelli, per cui mi aspetto di prendere assolutamente parate in questa partita. Però vabbè, ci sta. Non possiamo. Non si può vincere contro tutto. Grimer ce l'ho, Mac ce l'ho, per cui buono così. Lili. Perché penso di avere un matchup particolarmente negativo davanti? Per il semplice fatto che il mio avversario ha dalla sua tutta una serie di martelli speciali e non con cui può darmi fastidio, per cui
Io non sono provvisto di altrettante cose. Tra l'altro, ogni Lily che mi prendo è sempre più brutta. Va bene, non ho idea di che versione sia quella del mio avversario, però mi aspetto che le mie energie non resistano tanto in gioco. Precisa. Bene, chiamata. Lily e Cinzia, ok, due. Perfetto, e la partenza bomba c'è. Sì, Ditto, sei andato, Ditto, va bene, l'abbiamo capito, l'abbiamo capito. Dunque, promuovo attivo Riolu. Dopodiché. Ultra Ball. Scarto 2. Prendo una lele. Sì, per favore, dammi una supporter, ho bisogno di qualcosa di interessante, per cui... E Lilia sia. Communication, cambio lo Zorua con un Lucario in modo da iniziare a dargli fastidio, nella speranza di riuscire a pescare il Mach, in modo da bloccargli gli scemi. Dunque, qualcosa è arrivato. Non so se giocarmela in questo modo è la soluzione migliore, però. Allora, io sono nella situazione in cui il mio avversario adesso deve scegliere. O mi attacca, e allora io sono confuso, ma sarei a una testa dal KO. Altrimenti, ah, se ha la choice, tanta roba. Se ha la choice è finita. Martello, quindi non ha la choice. Mi attacca e mi fa danni. Ok, dunque, Zoroark. Trade su. Sulla Rainbow. Communication. Faccio sparire uno in favore di uno. Ok, allora, il mio discorso adesso è questo. Io sono sotto, ok? Sotto perché come matchup sono particolarmente svantaggiato. Pian piano le mie risorse finiranno sempre di più. Per cui se io porto questa partita per le lunghe, è una partita che non vinco. Se io adesso passo o ritiro, rischio di prendere un KO, rischio che lui col GX assicuri tutto. Per cui io adesso scelgo di fare una di quelle giocate che è assolutamente disperata, ok? Io sono confuso, per cui il mio attacco per funzionare deve fare testa. Doppia. E provo il GX. Se esce testa, io metto KO col Venusaur e quello KO probabilmente mi cambia la partita. È un KO che mi aspetto che se esce testa il mio avversario conceda, perché non può fare nulla. Al contrario, invece, se esce croce io non sono un attacco, perdo un'energia e subisco 30 danni. Per cui questa è sostanzialmente quello, un lancio di moneta che cambia il tutto, va bene? Come potete dedurre anche da soli, io non sono mai particolarmente fortunato in questo genere di cose.
Buona, è uscita croce, ho perso quella che era un attimino la mia unica speranza di vittoria. In questo momento il mio avversario inizierà a fare il KO davanti, si caricherà il Venusaur dietro, per cui ciaone, è finita. Peccato perché poteva andare bene, sinceramente, a parte il fatto che non ho assolutamente niente in mano, ma a parte quello non vedevo altre vie di uscita. Il matchup contro Venusaur è un matchup particolarmente difficile. Tanto quanto per lui lo è affrontare mazzi come Ultra Necrozma e Blacephalon, per cui ok, pazienza, facciamo. Il problema non è soltanto il fatto che con i suoi attacchi ci dà un fastidio da morire. Il problema è soprattutto legato al fatto che con tutta la struttura del mazzo è basata su una struttura di martelli. Quindi noi abbiamo disabilitato i suoi scemi, ma lui adesso può assegnare un'energia erba, fare il Jinx. Quindi si cura tutti i danni e recupera tutte le energie. No. Wow, altrimenti fa molto più semplicemente Acerola e si riprende in mano un Venusaur. Non è uno di quei matchup che possiamo vincere. Ho voluto analizzare Zoroark sia perché mi è stato chiesto di giocare Zoroark, che è naturalmente un mazzo che con cui che non ho giocato molto per il semplice fatto che io di solito gioco altri tipi di mazzi. Tuttavia è uno di quei mazzi che dal momento in cui è arrivato non se n'è mai andato. È sempre rimasto tra i più forti. E ancora adesso, comunque, la lista che sto giocando, cambiato il Lycanroc con il Ninetales, è praticamente la lista che ha giocato Altavilla al. No, non attacco stavolta, mi spiace. La lista che ha giocato Altavilla con cui è arrivato secondo a Colismill, per cui il mazzo è e rimane forte, è e rimane un mazzo usato, è e rimane un mazzo tra i migliori, tra i più competitivi che possiamo aspettarci. Come tutti i mazzi in questo momento ha i suoi punti di forza e punti di debolezza. C'è da dire che lui ha dalla sua sempre la consistenza. Il lato negativo soffre tanto lo scartaggio delle energie, indipendentemente che stiate giocando una versione con le energie base o le energie normali, come potete vedere questo Venusaur nel mazzo ha sia i martelli di un modo che quelli dell'altro, per cui è davvero difficile riuscire a uscire da questa morsa. Tenendo comunque conto che siamo scampati all'eventuale Choice Band, perché con una Choice Band lui GX più Choice Band mi mette pure il KO, per cui. Dunque, il mio avversario ha un premio. Guzma più energia dietro per ritirare. Ed è finita. Martello, nuovamente testa. Tra l'altro il GX del Venusaur fa 180 danni e si cura tutto. Se non energia erba in più, rimischia la pila degli scarti nel mazzo, per cui tutti i vari martelli che ha usato fino adesso li può recuperare tranquillamente, per cui wow. Diciamo che lui avrà sempre più martelli rispetto a quelle che sono le nostre energie. Rescue Stretch, rimetto tre nel mazzo, che sono 1, 2 e 3. Vorrei fare Judge, ma se non faccio Acerola perdo la partita, per cui penso che farò trade su. Proprio sul Judge. Acerola. Riprendo in mano lo Zoroark.
Trade. Sto quasi per finire il mazzo. Pesco 2. Oh. Trade. Questo fighissimo Ferriciano. Attacco, Riotus Beating. Sono 150 danni. Lui ha ancora il GX da usare. Quindi sai, è una partita che vedo sempre, sempre, sempre peggio. La Stadio non è in gioco, ma è rimossa perché l'ho scartata all'inizio con la Ultra Ball. Non pensavo che in questa partita mi avrebbe minimamente fatto comodo. Aia, e arriva l'energia. Quattro scemi in giù. Evergreen. Sono 180 danni. Cura di 190 e rimette tutto nel mazzo. Che dire. Wow. Dunque, Ninetales. Sì, vado a vedere che cosa è rimasto nel mazzo e figurati se l'acerola non era lì. Ok, dunque, faccio trade, scarto una. Acerola. Evolvo in Lucario, Choice Band, Energia, Zorua, Palpad. Se non continuo a farcela, io questa partita l'ho bella che persa, vero? Vabbè. Aura Strike per 150 danni. Ne rimangono 120 dopo. Io, queste sono le ultime due energie che ho. Multiswitch. LOL. Dunque, faccio Guzma. Vado a prendere il Venusaur dietro. E mi do una seppur minima possibilità di vittoria. Dunque, perché dico seppur minima possibilità di vittoria? Perché qualora il mio avversario non mi scartasse questa energia doppia. Ed è un grande se non me la scarta, io posso permettermi di fare il GX di Lucario. Cosa sono? Sono 270. Raga, non ci credo, sono andato a vincere sta partita, non ci credo! Senza carte nel mazzo. Well play. Non ci posso credere.
Raga, tutto avrei pensato meno che andare a vincere sta partita. Li abbiamo fatti bene i conti? No, facciamo che per non sapere non c'è scrivere. Riprendo queste due, va. Boom! Rivaltone della vita, non ci posso credere! Due per usare andati giù in due turni! Wow, raga, incredibile! Non ci posso credere! Tutto potevo pensare meno che andare a vincere quella partita. Di giuro, tutto meno che quello. Allora, cosa c'è da dire? Non so se la lista del mio avversario potesse essere interessante o meno. C'è quel multi-switch, c'era la Buffadding. Io personalmente il Buffadding non mi piace. Però non li ho visto giocare neanche una stadio, che avrebbero decisamente cambiato la partita. E a un certo punto, dopo il CX, lui era fermo, non aveva nulla. Per cui a questo punto mi interrogo su che cosa aveva in mano. Il mazzo più di una volta ha arrancato, ma ha sempre dimostrato una volta di avere in campo gli Zorak di essere incredibile. I palpad sono stati fenomenali. La possibilità di riusare Acerola, riusare quelle carte. Alla fine, doppio palpad significa che possiamo avere fino a 6 supporter nel mazzo dei vari tipi che ci servono. Per cui assolutamente OP. Raga, considerate lo Zoar, perché non sapete mai da quali intricate situazioni potrà mai uscire. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che la nuova grafica sia di vostro gradimento. Ci saranno dei nuovi appuntamenti a partire da questa settimana. Inizieremo una nuova avventura con altri giochi il venerdì e ci saranno anche degli spacchettamenti nel weekend. Per cui non dimenticate di iscrivervi al canale e noi ci vediamo presto per il prossimo video. Bella raga.